I giapponesi adorano le mascherine, persino i bambini dell'asilo le indossano. Ma perché tutto ciò? Seba ha deciso di indagare a fondo sulle ragioni e dopo un brainstorming intensissimo con alcuni suoi amici, da sobri giuriamo, ecco le ragioni che sono emerse. Perché i giapponesi portano le mascherine? Se sono malati, in modo da non diffondere il virus. Per esempio, al lavoro o in treno, se si ha anche un semplice raffreddore o una tosse leggera, è visto in modo molto maleducato, quasi egoista, non mettersi la mascherina. Per prevenzione ed evitare di ammalarsi, specie se gira l'influenza. Per evitare la febbre da fieno, ovvero la classica allergia che soprattutto in primavera ti trasforma in una fabbrica di starnuti. Alcune ragazze le indossano per essere più carine, poiché esistono delle mascherine fatte apposta per far sembrare il viso più piccolo e affusolato. Pensate che c'è anche una idol divenuta famosa per le sue foto con le mascherine, grazie alle quali, in combo col make-up giusto, riesce ad essere scambiata per altre ragazze del mondo dell'intrattenimento giapponese. Il suo nome è Kaori Ozawa, meglio nota come Zawa Chin. Alcune persone le indossano perché sono timide, magari quel giorno non hanno voglia di parlare molto, e fingono così di avere il mal di gola. Gente introversa, this is the future! Quando le ragazze non hanno avuto tempo o voglia di farsi il make-up, o quando gli uomini non si sono fatti la barba. Alcune mascherine sono profumate, quindi se si è su un treno strapieno di gente si possono chiudere gli occhi e annusare la maschera per stare meglio, un po' come l'aromaterapia. Mi servono assolutamente per quando finisco sul regionale senza aria condizionata ad agosto. Per non abbronzarsi, l'ideale è mettere in combo due giganteschi occhialoni da sole. Per proteggere la pelle, poiché alcune mascherine hanno anche delle funzioni idratanti. Sono consigliate soprattutto in inverno, quando il clima diventa molto secco, oppure in aereo. Possono essere un fashion statement, come quelle nere che spesso usano i cantanti K-pop. Quale di queste ragioni vi ha colpito di più? Scrivetecelo nei commenti!